rotazione dei colori, i nostri colori sono rosso e blu, spero di non fare torti a nessun tifoso calcistico, ma no, tu sei già domani. Blu sono i colori del Catania, che per un priorità non lo metto più il massimo. Giuro, cambiare lo sapevo. E il rosso e il blu li abbiamo mantenuti con una grande differenza: il blu incorniciato chiudeva il nostro marchio, no? Era un mondo chiuso e finito. Oggi il blu è un bellissimo sfondo, è un cielo, è un qualcosa su cui noi ci andiamo ad appoggiare. In questo quadrato ognuno ci vede, chiesto 10 persone, ci hanno visto 5 cose diverse. L'idea originale era che fosse una T, per cui almeno vi do la versione originale di che cosa noi pensavamo che fosse. Poi mi hanno detto, guarda che potrebbe essere un pittogramma, ci ha preso un mezzo infarto, perché non avevamo l'idea di che cosa, mi lascio immaginare che rischio poteva essere, o di montagna, quindi ci è andata anche bene, solidi come una montagna. Questo è un momento molto importante, perché in realtà noi stiamo facendo realmente un importante kick-off di un momento in cui la strategia si esplicita, la strategia diventa manifesta. E uno degli aspetti importanti è anche una iconicità visiva. Noi, come hai ben detto tu prima, normalmente nel passato non abbiamo avuto un headquarter iconico, ed è stato questo uno delle scelte che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un concorso, il concorso era aperto a giovani architetti italiani sotto i 40 anni. Perché sotto i 40 anni? Perché abbiamo classificato giovane a 40 anni, è un motto dello spirito. Devo dire che abbiamo trovato una qualità straordinaria, abbiamo trovato dei progetti bellissimi, ci hanno anche messo molto in difficoltà, perché più di uno era molto bello, ne abbiamo, come sempre, dovuto sceglierne uno. Abbiamo scelto di lavorare con lo studio 1A. L'impatto ambientale e urbanistico che ci è stato proposto era fantastico. Uno degli edifici a minore impatto ambientale d'Europa. Sì, ma in realtà poi noi abbiamo adottato una strategia direi semplice ed efficace, cioè quella di lasciare che queste tre torri stereometriche astratte sorgano dotate di una pelle innovativa e performante, solo un basamento che invece fosse verde, biofilo e rigenerativo. Un basamento che è traforato, tridimensionale, coltivato e permette quindi di ricollegare quest'area abbandonata della città di nuovamente a Leo, di ripopolarla, e poi anche non si ferma solo la scala umana della città, ma entra poi negli edifici, li colonizza, un verde che migliora anche la qualità della vita interna degli edifici, quindi la qualità, penso, della vita di chi lavora dentro, chi lavorerà dentro alle torri dell'Air. Però vorrei sottolineare che questa scelta rientra nell'ambito di un più ampio progetto di riprogettazione del nostro impatto urbano, non solo nella città di Roma. In questo momento noi abbiamo aperto, o siamo nel processo di aprire, 54 cantieri che riguarderanno le principali 10 città italiane, con un concetto che è un concetto di smart working a better life. I love the freedom of creativity when our ideas come together to create new ones and then spread. The knowledge of one becomes the knowledge of millions. With today's technology, we can share ideas. We find answers that no one could find on their own. But also, it is important to listen, to understand the others. When we do both, we feel a part of something much larger than ourselves. And that is cool. My name is Tim Berners-Lee. I invented the World Wide Web.
possiamo interpretare suoni e lingue diverse anche senza conoscere una parola. Questo momento viene chiamato apertura celestiale ed è quel periodo in cui ognuno di noi ha più connessione col mondo di quante ne avrà mai da adulto. Quando questa magia finisce, tutti i nostri pensieri viaggiano su binari prestabiliti, per sempre. Ma le nuove tecnologie ci aiutano a superare questo limite. Pensateci, già oggi ci esprimiamo, comunichiamo e impariamo in modi che mai avremmo immaginato. E chissà cosa potremo fare domani, qualunque sia il nostro presente, il futuro ci sorprenderà. Oggi, grazie a un'infinità di connessioni, possiamo essere infinitamente curiosi. Comunicheremo da mente a mente? Ogni bambino potrà inventare la sua scuola? Diventeremo tutti dei geni? Le nuove tecnologie si stanno evolvendo più in fretta delle nostre domande. La nostra curiosità cresce continuamente, i nostri interessi si allargano, abbiamo fame di meraviglia e oggi le connessioni ci offrono una scelta praticamente infinita. Chissà, forse ci occorre un'immaginazione nuova.